Ciao, nel video di oggi vi faccio vedere alcune cose che ho comprato oggi con i saldi. In realtà solo una cosa, no, tre cose sono in saldo. Non c'è una grande varietà, fondamentalmente sono cose abbastanza semplici, però volevo condividerle con voi. Se vedete lo sfondo diverso dal solito è perché abbiamo dovuto spostare il tavolo perché dobbiamo sistemare il soggiorno per un pranzo che dobbiamo fare, quindi abbiamo dovuto spostare un po' di cose, quindi non ho il mio solito setup che è messo di qua invece. E quindi per oggi andiamo con questo allestimento, diciamo, questo sfondo. Quindi iniziamo. Mi serviva una borsa nera per sostituire quella mia di H&M che sta tirando, diciamo, degli ultimi sospiri. Quindi andando al centro commerciale, sono andata al centro commerciale Aprilia 2 e ad Aprilia, appunto, un vicino Pomezia. Sono andata a Carpisa che c'erano gli sconti e girovagando ho trovato questa borsa, questa così. È simile a quella che devo sostituire, quell'altra diciamo leggermente più sportiva, però comunque volevo una divisione a scomparti di questo tipo, quindi due scomparti laterali e uno centrale. E appunto ho trovato questa. Questa è comoda da portare anche così a mano. In più ha la tracolla che io comunque diciamo ritengo fondamentale, soprattutto se magari devo spostarmi con i mezzi e via dicendo. Comunque la trovo molto comoda e in più mi è piaciuta anche perché ha gli hardware tutti argentati. Normalmente questa tipologia di borse ha comunque le rifiniture color oro. Io non amo particolarmente il color oro, io sono mirata per l'argento, il platino, comunque quella tipologia di colorazione, e quando appunto l'ho trovata ho detto mi piace, è carina, è molto simile a quella che ho, la vado a prendere, la prendo e l'ho pagata in saldo 40 euro. A prezzo pieno, questa l'etichetta, a prezzo pieno stava a 59,95, quindi comunque un saldo abbastanza buono. Se sentite dei passetti in sottofondo è Mia che sta pascolando qui per la stanza. Eccola, vieni, fatti vedere, vieni, vieni qui, avanza, vieni, fatti vedere. Oh, scusa. Eccola. Dai, ti metto giù, vai, vai. Va, scorbutica. Se n'è andata. Poi mi servivano dei cappelli, mi serviva un cappello e dei guanti neri perché cercando, diciamo, oggi nella scatola dove tengo cappelli, guanti e sciarpe, ho scoperto di non avere più né guanti né sciarpe nere. Non so che fine vi ho fatto fare gli anni passati, non lo so, però fatto sta che non avevo più né guanti né sciarpe. Quindi siamo andati da Sport 85, sempre nello stesso centro commerciale, e ho preso, l'ho già indossato perché tra l'altro oggi faceva un freddo della miseria, questo cappellino della Champion. È un cappellino semplice, ha costine abbastanza larghe. C'era sempre della Champion anche con costine un pochino più piccole, però questo era più carino. E questo era in saldo e l'ho pagato 12-14 euro. Poi i guanti c'erano sempre in saldo a 10,35 euro, questi guanti della Only. Mi sono piaciuti perché, differentemente agli altri guanti, normalmente quelli che hanno anche il touchscreen, quindi che hanno il dito per poter comunque utilizzare il telefono, hanno la punta del dito dell'indice e del pollice di un altro colore, invece questi hanno comunque lo stesso colore. Anche quelli grigi hanno comunque lo stesso colore, è leggermente più scuro, però comunque non si nota particolarmente, di solito ce l'hanno di un altro colore, quindi mi sono piaciuti e li ho presi, e poi appunto mi servivano, quindi ho udito l'utile al dilettevole. E questi è quello che ho preso da Sport 85, questi qua, Sport 85. Cercavo poi delle calze blu perché ho acquistato dei pantaloni, dei pantaloncini verde petrolio, e li indosso con degli stivali marroni o degli stivaletti sempre marroni, quindi
delle calze nere non sono proprio il top come abbinamento, quindi volevo utilizzare appunto delle calze blu perché ci stanno meglio. Ne ho preso un paio su Amazon, vi metto magari il link qui sotto così prendere a dare un'occhiata, però appunto era un paio solo, quindi comunque cercavo un altro paio perché se quelle si rompono rimango senza, quindi comunque ho preso un altro paio. Andavo quindi da Golden Point e ho preso queste calze. Queste sono in microfibra termica e appunto sono blu, la colorazione è questa. Ce n'era anche un'altra tipologia che era in saldo, però era in microfibra normale, quindi aveva un finish molto lucido, molto liscio, e indossandole con gli stivali, con gli stivaletti comunque sentivo il piede, perché appunto ho altre calze con lo stesso finish, scivolare, quindi non mi piaceva molto questa cosa, dovevo comunque indossare dei calzini perché non mi piaceva come sensazione, e quindi quando ho visto queste, ho scelto queste perché vabbè, costavano un pochino di più, però sono comunque in microfibra termica, quindi comunque tengono caldo, sono 100 denari e hanno appunto questa composizione, questa finish un pochino più ruvido, quindi il piede resta un pochino più stabile all'interno della scarpa, e quindi appunto ho preso queste qui. Poi sempre di calze, le mie calze preferite per l'inverno, sempre in tema di calze termiche, sono queste qui di Chiabì, sono collant con l'interno di pile, quindi hanno l'interno felpato, queste qui. Queste le abbiamo prese invece al centro commerciale, il parco commerciale da Vinci a Fiumicino. Queste le ho pagate 8 euro, sono praticamente eterne perché ho due paia di queste calze che ho due paia simili di queste calze che praticamente ho da ormai penso 4-5 anni e sono ancora perfette. L'interno appunto sono così in pile e appunto sono caldissime, io queste non ho problemi a portare comunque vestitini, non ho problemi a portare pantaloncini perché appunto tengono molto caldo essendo felpate. Quindi questo è quello che ho comprato oggi, non c'è una grande varietà perché fondamentalmente due paia di guanti e delle calze, però comunque è quello di cui avevo bisogno e comunque ho voluto condividere con voi. Vi ricordo sempre che su TikTok pubblico video molto più frequentemente rispetto a YouTube perché ho più facilità nell'editare video per TikTok e vi invito quindi a seguirmi di là e anche sui social, quindi su Instagram, YouTube e appunto dove sono presente, trovate il link qua sotto. Detto questo, se avete qualche dubbio sui prodotti che ho comprato o qualche domanda, lasciatemi un messaggio e al prossimo video. Ciao!